L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai? Alba, buongiorno. Come andiamo? Molto bene, bene, buongiorno. Senti, il professor Vittorio Sgarbi ti rimanda un argomento che noi abbiamo testé trattato con lui, ma anche nella giornata di ieri, ed è quello relativo alla decisione dell'Europa Unita di imporre a tutti gli Stati membri il riconoscimento delle coppie di fatto, quelle gay, che naturalmente... Come poi... la mettiamo? Oh, che dice Vittorio? Allora, voglio sapere sempre prima il parere di... Non perché mi devo allineare, come tu sai, ma perché voglio sapere come ne esce vivo. Allora lui pensa questo, lui dice non è una questione etica religiosa, è una questione pratica, perché porterebbe questo lo Stato alla bancarotta, nel senso che se riconosciuta una coppia di fatto, in morte di uno dei due componenti ci sarebbe la reversibilità la pensionistica. Cioè, voglio dire, ma siamo impazziti? Questo pensa il professore. Vogliamo per caso dare diritti umani e civili alle persone? Questo come per... No, però lui per quanto ti riguarda è andato oltre, vale a dire, oltre alla volontà di sapere il tuo pensiero in merito, ti chiedeva di, se del tu... Del quale francamente sei sempre sbattuto. Non è vero, sei cattivo. Sei cattiva, no, e ingiusta, ecco, apposta. Si chiedeva se tu ti sei mai posta il problema, avendo avuto nella tua vita magari un rapporto saffico, un qualcosa del genere, che ti inducesse poi a dover affrontare un problema del genere. Questo ti chiedeva in realtà. Allora, io non ho avuto un rapporto saffico che mi inducesse, ma neanche un rapporto etero che mi inducesse, nel senso che io personalmente, essendo una persona francamente molto, molto egoista, certo, mi sono sempre cercata persone, sì, che avessero un'autonomia, sì, o perlomeno non ho mai gestito la mia vita privata in modo diverso che da poter garantire a mio figlio un futuro. L'unica persona di cui francamente in vita mi è interessato di poter accudire, gestire, certo, e accudire, certo, no? Certo, di conseguenza, certo, io tutto ciò che faccio, il mio lavoro e tutto quanto, e quello che io avrò è destinato per mio volere, e quindi egoisticamente non ho mai pensato al benessere dei miei compagni, che peraltro non ne avevano bisogno, mai. E chi ne avesse avuto bisogno peraltro era più vecchio di me, e peraltro e poteva anche, come dire, valava babù, nel senso che non vedo per quale motivo mio figlio avrebbe dovuto, giovane e con la voglia magari crearsi una famiglia e già problemi di lavoro, quindi la cosa cancellala. Ritengo però, questo al di là della questione mia personale, sì, che le coppie di fatto vadano riconosciute tanto etero quanto gay, sì, e quanto lesbo e saffo e compagnia, certo, perché sono coppie di fatto, voglio dire, e quindi come tali anche all'interno della società hanno una tipologia di esistenza, di vita, che è l'equivalente di una famiglia. Quindi come tali vivono, come tali producono, come tali consumano, come tali sono, e cioè veramente mi sembra un ragionamento un po' barbarico quello di, come dire, mi sembra, no, veramente... Però come... aspetta, non è privo di condivisione, sì, ho capito, nel senso, ragazzi, che lui dice, dire, se noi siamo costretti a tagliare le pensioni ad oggi a chi ne ha diritto, eccetera, tu te le immagini in una situazione del genere cosa porterebbe alle casse dello Stato? Io penso che le casse dello Stato abbiano ben altri problemi. Io credo che il problema principale delle casse dello Stato sia il fatto che appunto per ora ogni tanto vediamo qualche caso che tutti pagano le tasse ripagano tutti e compagnia. Ehi. Io credo che non abbiano indotto per il momento nessun tipo di miglioramento, posso dire la mia cazzata personale? No, perché sono state fatte come al solito, secondo me, in modo da favorire sempre determinate classi, che sono le classi più avvantaggiate, e svantaggiare le casse di quelli che le tasse le hanno sempre pagate, e
professionisti che si sono visti aumentare e devono aumentare, cioè guardate, stanno fallendo avvocati, stanno fallendo persino gli avvocati, dico, stanno fallendo architetti, stanno fallendo, cioè gli unici che non falliscono saranno gli idraulici, che tra poco saranno i più ricchi d'Italia. Tra poco sposare un idraulico è l'equivalente a sposare un grande avvocato, un grande architetto, perché saranno gli unici che lavoreranno insieme ai becchini, mm-hmm. Perché veramente sono lavori su cui non ci si può fare nulla, ah, beh, prima certo, poi di lì sì. bisogna passare o sì. dall'idraulico o dal becchino, sì. Però io ripeto, c'è ancora, non ci siamo adeguati invece a ciò che tutto il mondo ci ha insegnato, cioè uno, perché deve richiedere lo scontrino se pagando lo scontrino paga solo il 23% in più e non ha nessun vantaggio nel richiederlo? Voi me lo dovete spiegare. Se io vado, allora proprio veramente ragazzi, cioè piantiamola di pigliarci per il culo, mm-hmm. se io vado, è come la storia dell'omosessualità, che bisogna non essere omosessuale, non bisogna avere rapporti, ma come si fa a dire delle stronzate del genere? Mm-hmm. Allora, se io vado in un posto e mi dicono lei, questo costa 200 euro, sì. Ok, se io pago l'IVA o lo scontrino, sì. o coso, quanto pago in più? Paga uguale, perché poi lei può scaricare sostanzialmente sì. Il suo 23% che ha speso anche per fare la spesa, sì, sì. signora Parietti, lei lo metterà nella sua dichiarazione dei redditi, le scaleranno 23% di IVA sì. dalle sue spese, perché lei le ha spese, le ha già date all'IVA questi soldi. Bene, allora io ho tutto l'interesse di pagare 200 euro. Se mi dicono, signora, senza fattura, lei magari ne paga anche 170, perché io poi a mia volta risparmio di metterlo sulla dichiarazione dei redditi, pagarci l'aliquota, eccetera, eccetera, perché poi ce l'ha ritenuta l'acconto, bidimbidà. Io cosa scelgo? A meno che io non sia masochista, in questo caso è una malattia che va curata da uno psichiatra, inevitabilmente, no, dice io non posso truffare lo Stato, no, io pago 170 euro, non mi prendo la fattura con la quale peraltro, scusate, mi ci pulisco sì, il culo, certo, parliamoci certo, chiaro, sì, certo. perché non ci faccio niente se non aver dato allo Stato, che a me mi sembra che non mi dia proprio nulla in cambio, 30 euro di più, mentre se io questi cacchio di 30 euro che pago in più, o 23 euro che pago in più, anzi su 200 euro ne pago ben 46 in più, io queste 46 euro le recupero con l'IVA che non pagherò poi a quando dovrò pagare l'IVA mensile, mm-hmm. io costringo la persona che ho davanti a farmi lo scontrino, perché mi serve lo sì. scontrino. Allora, se si crea un sistema per cui tutto ciò che uno fa nella vita, compreso andare a mignotte, scusate, sì. viene tassato, sì. Io ho tutto l'interesse a chiedere lo scontrino anche alla mignotta. Certo. E poi farò come ho fatto, sai che c'è un meraviglioso, posso cambiare discorso? Devi.